Lettura del Vangelo secondo Luca. Un angelo del Signore si presentò a loro e la gloria del Signore li avvolse di luce. Essi furono presi da grande timore, ma l'angelo disse loro: «Non temete, ecco, vi annuncio una grande gioia che sarà di tutto il popolo. Oggi, nella città di Davide, è nato per voi un Salvatore, che è Cristo Signore. Questo per voi il segno. Troverete un bambino avvolto in fasce, adagiato in una mangiatoia». E subito apparve con l'angelo una moltitudine dell'esercito celeste, che lodava Dio e diceva: «Gloria a Dio nel più alto dei cieli e sulla terra pace agli uomini, che Egli ama». Mai come in questo periodo abbiamo bisogno di belle notizie. È un po' come la bella notizia che gli angeli portano ai pastori. Chissà quali erano i pensieri, le preoccupazioni di questi uomini che sono visti rompere l'annuncio gioioso degli angeli che gli annunciavano appunto l'arrivo e la nascita di Gesù, quella nascita che ha cambiato il mondo. Anche per noi deve essere così. Essere tra di noi testimoni e annunciatori di notizie belle. Gli angeli ci dicono e ci ricordano che da quel momento in cui Dio irrompe nella storia, nessuno di noi può dirsi solo. Anche nelle difficoltà di questo periodo, nessuno di noi è solo. E allora cerchiamo di essere tra di noi contagiosi di bontà e contagiosi di entusiasmo. Cerchiamo di ridare alla parola contagio, di dare alla parola contagio una cosa bella, contagiosi di entusiasmo, contagiosi della gioia che arriva dal Natale. E sia così il nostro incontro con le persone di tutti i giorni. Intuiscano dai nostri gesti e dalle nostre parole che l'incontro con Dio non può non cambiare in meglio la nostra vita.